parleremo di un vegetale di eccellenza del nostro territorio, ampiamente coltivato in quasi tutto l'agro nocerino. Si tratta della cicoria amara, quindi è un amaro che fa bene alla salute, quindi spesso quest'erba viene un po' snobbata dalle persone, in quanto il sapore amaro non è sempre gradito a tutti, però il sapore amaro in questo periodo, dopo l'inverno e dopo un'estate così, che è arrivata così prepotentemente, la cicoria amara ci aiuta ad eliminare le tossine, un brodo di cicoria amara ci aiuta ad eliminare le tossine accumulate durante la giornata, ma soprattutto ci aiuta anche a depurare il fegato. Detto questo, la cicoria è un'erba conosciuta 5.000 anni avanti Cristo, gli egiziani la usavano come erba medica, anche i romani e i greci conoscevano la cicoria e le sue proprietà soprattutto per la gotta, il sistema visivo e il sistema digestivo. Nel Medioevo invece era usata soprattutto per i problemi del fegato. Come si divide la cicoria? Abbiamo l'erba, abbiamo come insalata, questa si usa come insalata. Ci sono anche dei fiori colorati quando cresce questa cicoria, sì, erbe e fiori sono soprattutto per l'insalata. Erbe e fiori hanno anche le loro grandi proprietà, diciamo, per quanto riguarda la salute umana, perché sono ricche di vitamine del gruppo A, vitamine del gruppo B, voglio dire, vitamina A, vitamina C, c'è calcio, c'è magnesio, fosforo e soprattutto manganese. Quindi però state attenti, perché 100 grammi di queste sono solo 16 kcal, per cui se ne può mangiare in abbondanza e le calorie assunte sono veramente irrisorie. Da un punto di vista, diciamo, bene, per la salute umana, quindi la ricerca scientifica identifica 10 proprietà nel consumo della cicoria, quindi hanno proprietà antiossidanti. Combattono i batteri dannosi, hanno digestive, sono per il cuore, sono per il buono per il fegato, riducono i processi degli artrite, riducono il peso, riducono i fenomeni di costipazione, fortificano il sistema immunitario e soprattutto combattono l'ansietà e lo stress. Ecco, quando dicevo prima, un brodo di cicoria serve al fine giornata, potrebbe essere utile proprio per avere tutti questi effetti benefici. Un'ultima chicca della ricerca del 2021, la cicoria è stata anche in alcuni laboratori, hanno ricavato delle molecole anti-Covid, quindi è uno dei vegetali più studiati per i loro effetti non di combattere il Covid, ma quantomeno di aiutare le persone che prendono il Covid ad avere meno effetti negativi. Questo è il lavoro pubblicato nel 2021 sugli effetti della cicoria anti-Covid. Ora, noi della cicoria, in effetti, che cosa fa? La massai che cosa fa? Taglia e butta le radici. Vedete, eccole qua le radici della cicoria. Le radici della cicoria, secondo me, secondo la mia esperienza di ricercatore, è la parte più importante della cicoria. Le radici di cicoria, perché sono così importanti? Nelle radici di cicoria innanzitutto c'è un componente che si chiama inulina, che è un polisaccaride che ha molteplici funzioni. Soprattutto, e poi un'altra, diciamo, novità sulle radici di cicoria, durante la guerra, chi non si poteva procurare il caffè, estraeva delle radici, polverizzava le radici e da qui si faceva un caffè alla cicoria. Tant'è vero che Totò nel Napoli milionario, Totò che era un esperto a procurarsi alimenti, diciamo, al mercato nero, invitò un amico a casa tua, bevi un vero caffè e non quella ciofeca alla cicoria che fai tu. Le radici di cicoria a casa si possono mangiare, bastano tagliare a pezzetti e metterle nel forno ad asciugarle, quindi hanno questi effetti positivi, azione prebiotica, quindi funzionano come un prebiotico, funzionano per abbassare i grassi, i lipidi e il colesterolo, contro la stitichezza, minore rischi di patologie intestinali, regola l'appetito, stimola il sistema immunitario, epatoprotettore, azione antimicrobica, prevenzione e trattamento del diabete. Quindi questa, diciamo, la cicoria nella sua interezza va bene sia nella radice sia nelle foglie e nei fiori. Grazie.